Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ogni venerdì parlo dei vostri videogiochi e oggi prendo in esame i videogiochi realizzati in Scratch. Scratch è uno dei migliori programmi per creare videogiochi, ma soprattutto per imparare a creare videogiochi. Spesso viene utilizzato dai ragazzi di età inferiori ai 12 anni. Ad esempio lo porto da Microsoft quando insegno ai ragazzi delle scuole elementari, quarta e quinta elementare, ma spesso lo utilizzo anche con i ragazzi delle scuole medie. Cosa facciamo oggi? Proviamo i videogiochi quindi in Scratch. Eccoci qui, siamo sulla pagina ufficiale di Scratch. Il primo videogioco che guardiamo oggi è il videogioco di Matti, che ha 11 anni e realizza questo clicker. I clicker praticamente sono quei giochi dove semplicemente cosa bisogna fare? Cliccare per guadagnare soldi, come state vedendo. Quindi fantastica la grafica, penso che graficamente abbia fatto una cosa fighissima, sia per la pixel art sia per quanto riguarda le monete qui che ci sono a sinistra graficamente, ma soprattutto anche il fatto che quando noi clicchiamo cadono queste monete. Una figata, hai fatto graficamente penso uno dei giochi più fighi e semplici che si possono fare con Scratch. Cioè non per forza il gioco deve essere super avanzato per fare qualcosa di veramente molto bello. I clicker come funzionano? Noi accumuliamo monete in questo modo, clicchiamo su shop e possiamo comprare dei potenziamenti in modo tale che adesso quando cliccheremo guadagneremo più soldi. Adesso non c'è niente, quindi cosa faccio? Io guadagno più soldi cliccando in questo modo. Anzi, se vi piacerebbe vedere come fare un clicker su Construct, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Ecco qui che abbiamo 1350 monete. Vado su shop, ecco qui che anche il bottone cambia da shop a exit. Quindi complimenti Matti, hai un'ottima idea di come fare un videogioco, quindi grande. Compro il primo potenziamento da 1050 dollari, ecco qui che l'ho comprato. Guardate un po', io adesso torno indietro, faccio exit, cambia anche l'immagine, non cadono più le monete, ma fighissimo, cadono le banconote. E come potete vedere adesso faccio più soldi, ogni click sono 15 punti, 15 soldi, è una figata, hai fatto un lavoro bellissimo. L'unico consiglio che ti do, semplicemente quando sono all'interno dello shop, come puoi vedere ho due frecce, destra e sinistra. Io se clicco a sinistra non posso andare a sinistra, a parte questo piccolo bug, non posso andare a sinistra perché sono nella prima pagina dello shop, quindi consiglio di lasciare soltanto la freccia verso destra, ovvero questa qui, e poi quando sono nella seconda pagina la freccia verso destra va via e appare invece quella verso sinistra. È una figata, io ci gioco giusto un altro po' per vedere quello che ha fatto Matti, però è veramente una figata. È il classico clicker game dove però poi esteticamente dovrebbero apparire delle cose, però ci sta. Mi piace anche il fatto che non spawnano più banconote, perché sennò effettivamente Scratch inizia a crashare per il numero massimo di oggetti. Se volete vedere come ha fatto questo videogioco, ragazzi, basta semplicemente che cliccate, guardate qui adesso che animazione che ha fatto, grande veramente, complimenti, sei molto giovane, continua a fare videogiochi. Se volete vedere come ha fatto questo videogioco basta cliccare sì inside ed ecco qui che possiamo vedere tutto il codice associato ad ogni singolo oggetto. Complimenti veramente tanto, non è facile alla tua età realizzare un videogioco di questo genere. Complimenti, credo che puoi fare lo stesso anche con altri programmi, quindi bravo bravo bravo. Il secondo videogioco che invece provo oggi è il videogioco di Samuele, che realizza questo videogioco anche lui in poco tempo. È un gioco molto molto easy, però ci sta, perché comunque si iniziano da questi piccoli progetti. Mi è piaciuto molto il messaggio, ringrazio i miei genitori che mi hanno sempre sostenuti nei miei progetti ed anche i miei due pappagallini, Rino e Pinella, che mi porgono sempre i miei saluti quando li nutro. Anche il mio fratello Giannino il fruttivendolo ha fornito un grande contributo al videogame. Godo come un riccio che non sia intelligente come me. Questa è veramente molto divertente come cosa, quindi ci può stare. Effettivamente, come funziona il videogioco? Quando perdo non posso ricominciare, quindi già grande errore, però mi basta refreshare la pagina, è comunque una cosa sconsigliata. Anzi no, forse era meglio che schiacciavo la bandiera verde, ecco cosa dovevo fare, però è sempre meglio comunque mettere un bottone retry all'interno del videogioco. Cosa succede? È un semplice arcade game dove ci possiamo spostare su e giù e con spazio possiamo sparare. Molti mi stanno dicendo perché Samuele porti anche questi giochi, perché come sapete io porto giochi avanzati di persone che comunque sviluppano giochi da un po' di tempo, ma mi piace anche parlare di persone che iniziano a creare videogiochi proprio adesso, quindi che stanno appena iniziando. Come sapete in descrizione trovate i corsi gratuiti per iniziare a creare videogiochi, i corsi sono completamente gratuiti e mi piace comunque provare anche i videogiochi di chi ha le prime armi. È ovvio che non prendo tutti i videogiochi perché alcuni sono proprio troppo basici. Questo è comunque basico, però comunque è stato realizzato in Scratch, quindi posso capirlo. Questo gioco si potrebbero fare tante cose, come il videogioco di Matti, consiglio di realizzare un menu principale, magari uno shop dove poter migliorare la propria navicella, queste cose qui, perché in questo modo puoi iniziare a capire, in questo caso sto parlando con te Samuele, puoi iniziare a capire appunto come creare un progetto un po' più complesso.
Ma l'ultimo videogioco invece realizzato in Scratch è Space Pong, che guardate un po' cosa ha fatto Alessandro, ha esportato il suo videogioco in Scratch, lo ha messo su itch.io. Molto molto figa come cosa. Ci sta l'immagine, anche se si ripete comunque nello sfondo e anche nel titolo in alto, quindi sconsiglio di fare in questo modo, meglio magari soltanto l'immagine in alto e qui avrei lasciato semplicemente lo sfondo con le stelle senza la scritta Space Pong. Clicco su Run Space Pong e guardate un po', ecco che siamo all'interno di Scratch. Ci può stare questa cosa, poi devo fare uno zoom, però se clicco sulla bandiera verde inizia il videogioco. Posso cliccare su credits per vedere chi ha realizzato il videogioco. Ci sta il fatto che le immagini non ci stanno, quindi non ci sta, non ci sta. Però perché? Perché comunque è sempre un videogioco realizzato in Scratch. Molte volte gli assets sono l'ultima cosa, ma la cosa importante per chi realizza un videogioco in Scratch è la logica che c'è dietro. Questo è un classico Pong, quindi vedo che anche a livello di fisica comunque va super bene. Lo sfondo è il classico sfondo preso da Scratch, quindi ci può stare. Però complimenti, perché ho voluto portare questa cosa? Perché ebbene sì, è possibile esportare il proprio videogioco da Scratch. Ci sono diversi tutorial online e io come sempre consiglio il mio carissimo amico Mondo Computazionale, che ha fatto proprio un tutorial su questa cosa. Penso che sia veramente impossibile vincere. Ok, ce l'ho fatta. E come potete vedere diventa sempre più difficile, quindi ci può stare. Complimenti veramente tanto. Quello che consiglio magari è mettere un bottone per tornare indietro, perché non c'è modo, a meno che non stoppo il gioco, faccio la bandiera verde e ricomincia tutto da capo. A livello estetico si potrebbe tanto migliorare, magari nello sfondo mettere questa immagine qui senza scritta Space Pong, poi mettere la scritta invece Space Pong, una scritta Start magari con lo stesso stile in questo modo, un bottone credits, e esteticamente potrebbe essere tanto tanto migliore. Ma non vi preoccupate, che magari cercherò di portare più avanti un format dove prendo i vostri videogiochi e li modifico proprio io, quindi ci potrebbe stare questa cosa. Quindi ragazzi, questi erano i 3 videogiochi di questo venerdì. Fatemi sapere voi cosa ne pensate con un bel commento qui sotto, e mi è piaciuto oggi provare questi videogiochi Scratch, che comunque secondo me vanno sempre provati, anche se sono realizzati Scratch, perché Scratch secondo me è uno dei migliori programmi per iniziare a creare videogiochi quando si è molto molto giovani. Se volete partecipare anche voi alla serie dei vostri videogiochi, link in descrizione per compilare tutto il form, e mi arriva direttamente il vostro videogioco nel mio documento Drive. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili, tra cui gruppo Facebook, canale Discord, corsi gratuiti e il mio Instagram, che ogni tanto vado a mettere qualcosa in particolare. Ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video, per questo iscrivetevi se volete rimanere sempre aggiornati, e allora direi di vederci domani. Ciao!